Liberi TV, Riccardo Cristiano, Soveria Mannelli, siamo in compagnia di Antonello Maida, che è appunto il presidente del comitato pro ospedale del Reventino di Soveria Mannelli, e si sta manifestando proprio qui contro la chiusura dell'ospedale. Antonello, ti chiediamo come mai vogliono chiudere l'ospedale di Soveria Mannelli, che è un'eccellenza sia sul territorio ma soprattutto anche in passato per alcuni reparti come ortopedia ma anche ginecologia, che all'epoca fu chiuso. La logica che sta dietro a questo drastico ridimensionamento, perché poi in effetti è improprio parlare di vera e propria chiusura, noi abbiamo utilizzato il termine di distruzione, dove poi della distruzione restano anche le macerie. Lo vogliono fare in ottica di risparmio, perché purtroppo ci si è messi in una situazione nella quale oggi bisogna far cassa in qualche modo e soprattutto bisogna andare a intaccare quelli che sono i servizi essenziali per la popolazione. Però un servizio essenziale come l'ospedale, che comunque serve un territorio molto ampio come ad esempio non solo il comune di Soveria Mannelli ma Decollatura, Carlopoli, Pedivigliano, Scigliano, Colosi, Mibianchi, il bacino è ampio. Ma difatti in qualche modo è stato riconosciuto una forma ibrida di ospedale, che è quello di montagna, perché è un ospedale che serve delle comunità che olograficamente sono situate in situazioni e in luoghi di disagio. Per cui il motivo della nostra protesta qual è? Non è tanto di una cassazione, di una chiusura definitiva, quanto il non mantenimento di quelli che sono servizi essenziali per la popolazione. Si parla della chiusura del laboratorio d'analisi, si parla di un drastico ridimensionamento della radiologia, si parla dell'azzeramento della cardiologia, della pediatria, della fisiatria. Sono tutti dei servizi essenziali per la popolazione, prima ancora che andare a parlare ovviamente di posti letto e di ricoveri, dove così in qualche modo si guarda più in un'ottica futuristica al ricovero e alla lungodegenza, senza pensare che senza i supporti essenziali, quali i reparti di cui parlavo prima, è impossibile pensare di avere uno sviluppo futuro. Cosa possiamo chiedere alla politica che magari sta ascoltando, alla regione o alla provincia, per evitare, diciamo, scongiurare questo ridimensionamento e comunque la chiusura di reparti così importanti? Ma essenzialmente ripensare sulla chiusura dei servizi. L'emodialisi con 4 posti è sottodimensionata, notevolmente sottodimensionata. Un ospedale, un pronto soccorso senza il laboratorio di analisi è impossibile da gestire. Una radiologia gestita soltanto in telemedicina, quindi senza la presenza di un radiologo, è qualcosa di improponibile per un ospedale. Allora non parliamo più di ospedale, parliamo di casa di cura, però questa popolazione non ha bisogno di una casa di cura, ha bisogno principalmente di servizi diagnostici che servano a prevenire quelle che sono le possibili insorgenze di cronicizzazione di malattie che viceversa con una corretta prevenzione possono essere tranquillamente evitate. Perfetto, ringraziamo Antonello Maida del Comitato Pro Ospedale del Reventino, augurandoci appunto che sia seguito questo sit-in e partecipato, ma già si vede intorno a noi moltissima gente, speriamo che aumenti. Grazie ancora Antonello. Grazie a voi.